Le isole Lofoten sono un arcipelago situato in una remota regione del nord della Norvegia, all'interno del circolo polare artico. Qui si possono incontrare paesaggi completamente in contrasto tra di loro, dalle montagne a picco sul mare alle splendide spiagge incontaminate. L'arcipelago è attraversato da una strada che collega tra di loro le varie isole tramite ponti o tunnel sottomarini. Piccoli villaggi, un tempo abitati solo dai pescatori, sono poco popolati. La cittadina più popolosa di tutte le Lofoten è Svolvær, che conta circa 5.000 abitanti ed è considerata il capoluogo dell'arcipelago. Henningsvær è una piccola cittadina dove la pesca e la lavorazione dello stoccafisso sono le principali attività. Le strutture in legno, presenti in tutto l'arcipelago, vengono utilizzate per l'essiccazione dei merluzzi. Si trova a quello che è considerato lo stadio di calcio più spettacolare del mondo per via della sua ubicazione. Lo stadio è stato costruito su un isolotto roccioso, circondato dal mare, e si collega all'isola principale grazie a un ponte costruito nel 1983. Oltre alla pesca, anche l'artigianato è un'attività che occupa gli abitanti dell'arcipelago, come per esempio questo artigiano del vetro. Thank you.
Le Lofoten sono state abitate in passato dalle popolazioni vichinghe. A Båstad è stata realizzata una copia di una casa vichinga e degli ambienti circostanti. All'interno sono stati ricostruiti ambienti tipici dell'epoca e figuranti in abiti tradizionali eseguono alcuni dei lavori artigianali che venivano svolti dai vichinghi, come la lavorazione del legno, delle pelli e dei filati. Al centro di una delle stanze c'è un grande focolare dove viene preparata una minestra vichinga tipica a base di verdure e carne di agnello. Questa minestra può essere gustata dai visitatori sui lunghi tavoli di legno. Per concludere degnamente il soggiorno, ci siamo concessi un safari marino per avvistare le aquile di mare.
5 giorni attraverso le isole Lofoten. Pochi, ma ci hanno fatto apprezzare la natura di questi luoghi.